per Tribuna Elettorale 1968, a cura di Iader Iacobelli, trasmettiamo un'inchiesta sui risultati elettorali. Noi abbiamo guadagnato al Senato e alla Camera, abbiamo guadagnato in cifra percentuale, in cifra assoluta, in numero di seggi, abbiamo guadagnato al centro, al nord e al sud d'Italia e nelle isole del resto. Qual è il risultato reale? Il Partito Comunista nel 63 ha aumentato 1 milione di voti. Nel 68, insieme al PSIP, ha avuto un successo che dobbiamo definire notevolissimo, se abbiamo il coraggio di guardare in faccia la realtà. E allora il centro-sinistra ha fallito al suo scopo. Ispirazioni se ne offre. Un forte avanzamento della sinistra nel suo insieme. Un avanzamento del nostro partito. Il crollo della socialdemocrazia unificata. Queste sono le tre indicazioni essenziali che vengono. Questa cattiva politica del centro-sinistra ha determinato il cattivo risultato delle elezioni. Cattivo per il centro-sinistra, ma cattivo soprattutto per il Paese. Sono 4 milioni e 600 e tanti mila lavoratori raccolti intorno alle posizioni della libertà e del socialismo, col quale deve fare i conti la sinistra e deve fare i conti la destra del nostro paese e le posizioni anche centriste del nostro paese. Siamo il partito che ha guadagnato di più in voti, in percentuale, in seggi. Questo è il successo più che di un partito o di uno schieramento. È il successo della nostra politica di unità delle sinistre e della nostra proposta di creare un'alternativa al fallimento del centro-sinistra. Diciamo agli italiani che la politica di centro-sinistra costituisce ancora la risposta più adeguata ai problemi nuovi della nostra società.